dimostrando quindi sensibilità a un problema importante come quello della scuola del convitto, sia di Aragni che non di Aragni. Poi, se mi permettete, volevo fare grazie in particolare al professor Roberto Chiararia, il preside, perché nei miei 35 anni di insegnamento ne ho viste di comportamenti da parte di presidi i quali non vedevano l'ora di lavarsi le mani di fronte a certi problemi. Quindi il farsi carico, preside, di questa situazione, quando lei poteva benissimo dire è una decisione della provincia, fate voi, volete distruggere la scuola, no, anche perché sappiamo che il preside forse andrà via, no? E quindi un motivo in più per dirle grazie, preside, da parte di noi docenti e di Aragni. Sicuramente non la lasceremo sola in questa battaglia, staremo con lei. L'ultima cosa che voglio dire è questo, ma scusatemi tanto, in un paese normale gli amministratori, politici amministratori, dovrebbero aiutare noi insegnanti che siamo pubblici funzionari, cosa siamo noi insegnanti nella scuola pubblica, dovrebbero aiutarci, dovrebbero, come dire, no, darci l'aiuto per poter lavorare il meglio possibile alla formazione delle nuove generazioni, no? Quello che alludeva prima la professoressa Natalia. E invece qui ci ritroviamo degli amministratori no? Che ci mettono continuamente i bastoni tra le ruote. Tutti voi ricorderete la battaglia che abbiamo dovuto fare, preside, si ricorda, 2 o 3 anni fa, per non farci accorpare un liceo socio-psicopedagogico con un geometri ragionieri, insomma fuori da ogni logica, e quindi lì battaglia, perdita di tempo, no? e quant'altro. Oggi ci ritroviamo, no, in questa situazione, di che ne dica il nostro carissimo, Quadrini, l'assessore Quadrini, che qui non viene reso il diritto allo studio, viene reso, e come, cari signori, viene reso il diritto allo studio, perché come abbiamo scritto ieri sul giornale, ma qualcuno l'ha ribadito, no, Giuseppe, e l'esperienza del Comenius, in cui noi siamo un liceo linguistico, facciamo l'esperienza all'estero, poi gli studenti, i professori degli altri paesi, della comunità, vengono qui, e la struttura del convitto, che è fondamentale per la didattica, quindi per la didattica della scuola. Quindi dove sta il, non vedo più Floridi, è andato via. Sicuramente ha una ricaduta, il diritto allo studio viene intaccato, e come viene intaccato? Ma poi scusatemi tanto e finisco, ma la logica di questi dimensionamenti qual era? Non era quello della razionalizzazione delle risorse, delle spese? Ma dove sta qui la razionalizzazione? Non c'è assolutamente, come facevamo notare ieri sul giornale e qualcuno l'ha ribadito, ci sono oggi 2 presidi, rimarranno 2 presidi, non c'è nessun risparmio, ci sono oggi 2 segreterie, rimarranno 2 segreterie, quindi dove sta questa logica? Quindi contro questa logica perversa dobbiamo avere anche coraggio, caro genitore, avere anche coraggio, e stia tranquillo, però bisogna avere coraggio, perché qui è in gioco il futuro delle generazioni, dei giovani di oggi, e su questo non bisogna avere nessun timore.